Ringrazio il Rotary, il club, per quello che ha fatto per questa scuola. Avere un'aula 4.0 di informatica e un laboratorio adeguato alle nuove tecnologie innovative ci dà quella spinta in più a migliorare la didattica, a migliorare le metodologie di apprendimento e a far sì che la scuola diventi sempre più inclusiva. Quindi l'inclusione è, diciamo, in un contesto educativo, in un contesto formativo e didattico, deve essere la spinta promotrice per far sì che ogni diversità venga valorizzata per il suo essere, per la sua soggettualità. Il nostro club da anni ha scelto un piano strategico pluriennale con un titolo Investire nel futuro, e dopo aver erogato alcune borse di studio a dei giovani per l'acquisto di strumenti tecnologici, abbiamo cominciato un percorso più ambizioso e anche più impegnativo. Grazie alla collaborazione di alcuni soci nostri, in particolare dell'architetto Tamino e tutto, abbiamo realizzato una prima aula digitale presso il liceo scientifico Marconi. Ultimata quest'aula, ovviamente gli altri istituti si sono preoccupati di richiederci l'assegnazione di un'altra aula o la donazione di un'altra aula per la loro didattica digitale. Abbiamo fatto una scelta tra i vari istituti e la scelta è caduta nell'Istituto Cechi, l'Agrario Cechi. Perché? Perché il progetto aveva una particolare configurazione, ha la denominazione tecnologia e disabilità, cioè si voleva, con la creazione di un'aula digitale, poter donare all'istituto non solo uno strumento di avanguardia tecnologico, ma anche la possibilità di utilizzo di questo strumento per favorire l'inclusione degli studenti, quelli BES, cioè con bisogni educativi speciali. Per reperire il finanziamento, che era piuttosto pesante, circa 70-80 mila euro, abbiamo percorso i canali che la nostra Rotary Foundation assegna o consente ai vari club per ottenere dei finanziamenti per effettuarlo, perché il nostro club ovviamente non era in grado di sopportare una tale spesa. Siamo riusciti, compilando una domanda molto impegnativa, comunque siamo riusciti a reperire nel mondo rotariano i finanziamenti necessari in India, in Taiwan, poi in America, in Brasile, quindi siamo riusciti a completare l'importo necessario per il finanziamento e la nostra domanda è stata accolta e eravamo pronti per partire quando è scoppiato il Covid, quindi abbiamo dovuto rinviare la realizzazione dell'aula. L'abbiamo praticamente rinviata di un anno e in quest'anno con la nostra dirigente scolastica, la professoressa Giuliani, diciamo che abbiamo anche visto la possibilità, ho approfondito la possibilità di realizzare una seconda aula, cioè un laboratorio di informatica, anche questo di trasformare in laboratorio informatica digitale Rotary 4.0. Diciamo a metà luglio dovremmo esserci già molto avanti, quasi verso la fine dei lavori che abbiamo già riorganizzato da un anno, quindi è tutto pronto, dobbiamo soltanto assemblare e naturalmente risolvere i problemini che ci sono sempre in un cantiere, che sono cose inaspettate, sorprese che ci sono sempre. Il progetto è un progetto di innovazione, quindi la parte principale sarà tutto il contenuto tecnico e scientifico di queste apparecchiature che il Rotary dona alla scuola. Però c'è anche un altro tema, che è quello di dare una qualità all'ambiente formativo dei ragazzi. Ecco, noi vorremmo che invece queste nuove aule che faremo avessero l'aspetto, non so se di un internet point o qualche cosa dove i ragazzi vanno più volentieri lì che a casa loro. Deve essere un piacere venire in questa aula e lavorare insieme agli altri e insieme a tutti quelli che sono connessi in rete, perché appunto questa sarà la caratteristica di questo intervento, non è solo per questa scuola ma è un punto di una rete allargata.